Ora siamo a Spazzonno Sì. con Ottavia Ozza che è la presidentessa di Arcigay. Di Arcigay Salerno, Marcella Di Folco. Perfetto. E iniziamo con una domanda su Spazio Donna e sul ruolo che ha per il movimento LGBTQI a Salerno. Guarda, questo è uno spazio che ha avuto sempre un'importanza fondamentale per i diritti civili di questa città. È uno spazio che è occupato dal 1978, che è stato assegnato a Spazio Donna nel 1980, quindi da oltre 30 anni praticamente. È il luogo in cui si manifesta tutto quanto il dibattito sui diritti civili e soprattutto di contrasto alla violenza di genere in questa città. Da un po' di anni in questo luogo viene gestito un centro antiviolenza e in questo luogo sono passate moltissime delle associazioni salernitane che si sono occupate di difesa dell'ambiente, di diritti civili, no? Come Amnesty, WWF, la stessa Arcigay che io rappresento dal 2012 ha sede in questo luogo da oltre 15 anni praticamente. Quindi è un luogo fondamentale e mi piace sottolineare questa cosa perché proprio recentemente questo spazio che ha assunto appunto una valenza particolare per la Salerno civile è stato venduto dal comune di Salerno ad un privato, sarà fra un poco indisponibile e quindi tutto quello che è avvenuto in questo spazio, tutto quello che ha significato questo spazio per la storia recente della città rischia di essere dissolto, rischia fortemente di essere dissolto, anche perché anche una localizzazione delle attività che si sono svolte all'interno di questo luogo centralissimo in aree più periferiche non sarà mai la stessa cosa, perché accogliere, ascoltare, combattere le discriminazioni al centro della città ha un importante ruolo simbolico certamente fondamentale. Partiamo da Salerno. Oggi in Italia qual è la situazione rispetto ai diritti delle coppie omosessuali, omosessuali e del movimento? Guarda, in Italia, come tutti sanno, siamo messi malissimo perché siamo l'ultimo dei paesi del consesso cosiddetto civile a non riconoscere alcuna forma di norma che tuteli le coppie dello stesso sesso. Ormai con noi ci sono soltanto Romania, Bulgaria, Lituania e pochi altri paesi, anche la Grecia. Il mese scorso ha approvato una norma che riconosce il diritto delle coppie dello stesso sesso ad essere riconosciute dallo Stato. Quindi non c'è più nessuno sostanzialmente dopo di noi, siamo messi veramente male, ecco. Però c'è da dire che siamo messi male perché è la politica che non riesce a stare dietro a ciò che accade nel paese reale e siamo messi male perché da un po' di anni a questa parte è l'amministrazione della giustizia che deve sopperire alle carenze della politica, no? Infatti sono le leggi, no, che stanno inseguendo ormai sentenze di Cassazione, sentenze di merito, no? Che vanno nella direzione del riconoscimento dei diritti, perché non può essere diversamente, non può essere diversamente perché sono anni che la comunità europea redarguisce su questi temi, sono anni che vengono emanate raccomandazioni dalla CEDU, dalla Commissione europea per i diritti dell'uomo su queste questioni e non possiamo rimanere indietro. Se si ascolta un po' il dibattito di questi giorni al Senato, sappiamo che in questi giorni è iniziato il dibattito finalmente per la prima volta in un'aula parlamentare italiana. Di una legge che affronta queste tematiche, i temi sono sostanzialmente questi, non possiamo rimanere indietro, è una cosa veramente che ci pone assieme ai paesi meno avanzati su queste tematiche. Con il DDL Cirinna si comincia a colmare un vuoto politico-legislativo. Per lei è sufficiente? Allora, guarda, noi sin dall'inizio abbiamo detto che il DDL Cirinna non è la nostra legge, non è la legge di Arcigay. Perché il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre detto e lo ribadiamo in ogni occasione, è quello della piena eguaglianza, no?
che solo in pratica soddisfa i requisiti costituzionali di minima sostanzialmente. La piena eguaglianza significa estensione dell'istituto del matrimonio a tutte le coppie. È chiaro che nell'istante in cui viene individuato invece uno strumento specifico per una categoria di cittadini, automaticamente questo strumento rischia di essere discriminatorio sostanzialmente. È un po' quello che avviene con il DDL Cirinnà, ma noi abbiamo anche capito nell'istante in cui si discuteva su quale strumento poteva essere presentato e poi approvato in questa tornata parlamentare, si capì che una legge sulla piena eguaglianza non sarebbe stata mai presentata. C'è la necessità di dare una risposta alle esigenze di famiglie che già esistono, che hanno già il problema del loro riconoscimento e del riconoscimento all'interno del loro nucleo familiare di un minore sostanzialmente, con delle procedure di cui poi parliamo, se vuoi, che sono definite con una lezione appunto che viene dalla legislazione tedesca della Stepchild Adoption, no? Un termine che ha anche prodotto delle ilarità incredibili, no? Per il dibattito recente parlamentare, perché abbiamo sentito Scilipoti, esponente di Forza Italia ed altra gente di questa schiatta che ne ha dette proprio di cotte e di crude, no? Su questo termine, sì, no, dimostrando di non aver capito di cosa si tratta sostanzialmente. Dal punto di vista legislativo, quindi c'è questo piccolo passo in avanti. Dal punto di vista culturale, anche con le piazze di Sveglia d'Italia che ci sono state, lei crede ci sia un passo avanti oppure siamo ancora su quella posizione? Guarda, questa iniziativa di Svegliati Italia, che noi abbiamo tenuto in oltre 100 città d'Italia, 7 città d'Europa, una città negli Stati Uniti d'America, Boston, noi abbiamo inteso appunto portare avanti un'iniziativa che restituisse, no, pienamente il quadro di ciò che stava avvenendo su tutto quanto il territorio nazionale, non potendoci permettere, così come possono permettersi quelli che utilizzano i denari delle diocesi, di portare a Roma milioni di persone. Il milione di persone che hanno partecipato alla nostra mobilitazione distribuita in 100 piazze d'Italia, appunto. Portarlo a Roma avrebbe significato disporre di cifre di cui certamente noi non possiamo disporre. Non dimentichiamo che per il Family Day che c'è stato a Roma il 30 di gennaio ci sono diocesi che hanno organizzato decine e decine di autobus non facendo pagare nessun biglietto. Questo significa che ogni diocesi ha messo a disposizione decine di migliaia di euro. Si parla di 100 autobus da Brescia per lo scorso Family Day, quello di giugno veramente si dia 100.000 euro, cioè sono cifre impressionanti. I soldi dell'8 per 1000, ragazzi, sono proprio i soldi dell'8 per 1000 che vengono spesi per queste manifestazioni che sono manifestazioni di odio. Ecco, la differenza tra la nostra mobilitazione e la manifestazione del 30 è proprio questa. Noi abbiamo manifestato per i diritti negati ad alcuni cittadini. Nella piazza di Roma si manifestava contro, no? I diritti di questi cittadini. E questo dal punto di vista culturale, voglio dire, la dice lunga, no? Su cosa, insomma, ragioniamo e con chi ci confrontiamo. Da oggi il movimento ha in mente una cosa molto chiara. Noi abbiamo detto che la legge Cirinnà non è la nostra legge perché non è una legge che persegue la piena eguaglianza, è uno strumento che garantisce in questo momento il conseguimento di alcuni diritti fondamentali per persone che non sono oggetto di disquisizioni ideologiche, ma sono persone che già esistono, sono famiglie, sono figli che già esistono, che già sono nati. Noi abbiamo fatto, non, voi vi ricorderete certamente, il 3 maggio a Salerno la festa nazionale delle famiglie arcobaleno, c'erano oltre 200 famiglie, centinaia di bambini eccezionali tra l'altro, chi è venuto alla festa si è potuto rendere conto e toccare con mano. Che parliamo di questa cosa, parliamo di cittadini, non parliamo di questioni ideologiche. Quindi cosa pensiamo di fare noi da qui ai mesi, insomma,
agli anni che verranno. Certamente continuare a lottare per il nostro obiettivo chiaro, che, ripeto, è l'eguaglianza piena. Perché questo DDL pone fortemente il problema di un'eguaglianza limitata, no? Nell'istante in cui individua per le coppie dello stesso sesso un istituto specifico, quello delle unioni civili, che in quanto istituto specifico, solo per alcuni cittadini, non può che contenere degli elementi di discriminazione sostanzialmente. Vuole lanciare l'ultimo messaggio, aggiungere qualcos'altro? No, il messaggio appunto che noi lanciamo è questo, che speriamo certamente che il DDL sia approvato senza nessuna riduzione, eh? Intendiamoci bene, perché ogni riduzione di questa legge, che è già un compromesso di minima, no? Sarebbe inaccettabile, quindi speriamo che venga approvato con l'articolo 5, che è l'articolo sulla stepchild adoption, cioè sull'adozione del figlio naturale del padre biologico da parte del partner o della partner, appunto, e da quel momento in poi, cioè dall'approvazione della legge, cominceremo subito a mobilitarci per conseguire gli altri obiettivi che noi riteniamo fondamentali, che sono quelli che vanno nella direzione della piena eguaglianza, appunto.